Ciao ragazzi, oggi vado a realizzare con voi un sacchetto semplicissimo, porta confetti, per una promessa di matrimonio. Quello che vedete è un segnaposto che ho utilizzato per la stessa ricorrenza, ho ricreato per la stessa ricorrenza, ho pubblicato anche un video su YouTube su come fare un segnaposto semplicissimo e anche economico, come quello che state vedendo. Il colore prevalente è il verde, perché è quello poi più utilizzato per le promesse, però ovviamente sempre a discrezione della coppia. Io l'ho abbellito con un gessetto a forma di cuoricino e con una perla come quella che vedete. Passiamo subito al sacchetto che vado a ricreare, quindi con colori bianco, che richiama appunto il segnaposto, e il verde in questo caso. Passiamo subito al materiale occorrente. Confetti, ovviamente si potrebbero utilizzare anche dei confetti verdi, che magari quelli sfumati, insomma, dal verde, che vanno dal verde scuro al chiaro, eccetera, che è molto molto carino secondo me, oppure come nel mio caso bianchi, insomma, sempre a scelta vostra. Abbiamo bisogno di un velo o di due bianchi, nel mio caso potreste utilizzarli anche verdi, io in questo caso li utilizzo bianchi. E abbiamo bisogno poi ovviamente di raso, dei colori che abbiamo detto, quindi verde e bianco. Vado a posizionare al centro i 5 confetti che vado poi a separare. Quindi 3 da una parte e 2 dall'altra. Io faccio sempre in modo che i più grandi si trovino su un lato e i più piccoli dall'altro, in modo da non dare appunto questa diversità, ecco, questa differenza di dimensioni che a me non piace personalmente. Ok, prendo un'estremità del velo, eccola qua, e la ripiego, quindi verso i confetti. La stessa cosa faccio dal lato opposto. Piego, quindi vado al di sopra dei confetti e li copro. La stessa cosa faccio con l'altro lato, quindi in questo modo. Quindi tengo ben saldo il tutto e vado poi a piegare dall'altra parte il sacchettino che stiamo andando a creare. Quindi piego le due estremità, le sposto un po', insomma la forma si può poi sempre dare in un secondo momento. E con un nastrino molto sottile, io in questo caso lo utilizzo bianco, vado a bloccare il sacchettino, quindi lo vado a chiudere in questo modo. Faccio semplicemente un nodo per il momento e avrà una bella farfallina, una coccarda, no, coccarda non direi, una farfallina, ecco. Andiamo poi a modificare sempre un po' la forma dei confetti. Eccola qua. A questo punto, come dicevamo, andiamo a prendere del nastro, in questo caso verde, eccolo qua. Io all'incirca ne taglio 20 centimetri. E vado a fare un fiocco semplicemente, niente di così elaborato. Faccio il fiocco, modifico un po' la forma, eccolo qua, e non faccio altro che andare ad appoggiarlo qui al centro e con i nastri in raso, quelli bianchi, quelli più sottili, vado a fare un nodo.
Andiamo quindi ad aggiustare la forma del nostro fiocco in questo modo. Tiro un po' le estremità, mi piacciono sempre, sono abbastanza lunghe rispetto al fiocco. Sposto i due nastri di raso, quelli più piccoli, verso il basso, tenendo ben saldo il fiocco, altrimenti si scioglie di nuovo. Andremo proprio a battere nuovamente. Questo è il fiocco finito. A questo punto, proprio per richiamare il segnaposto, vado ad utilizzare un altro nastro in raso, in questo caso più sottile di questo, però bianco. Eccolo qua. E vado a creare un altro fiocco. Ne taglio all'incirca anche in questo caso 20 centimetri. Faccio un altro fiocco. Vado quindi a legarlo utilizzando sempre il nastro di rosa, il nastro di raso, scusatemi, quello più sottile. Ne faccio semplicemente un nulla. Per il momento uno basta. Vado a modificare un po' la forma del fiocco. Porto l'estremità verso il basso. Voilà, il fiocco è finito. Andiamo adesso a modificare un po' le estremità, quindi le andiamo un po' a tagliare. Le altre per il momento le lasciamo in questo modo. Possiamo quindi abbellire il tutto per richiamare anche un po' il segnaposto che abbiamo creato con una perla. Oppure con un gessetto che richiama proprio il segnaposto. Nel mio caso, però, per non essere diciamo così ripetitiva, vado semplicemente ad applicare una perla al centro, ovviamente con colla a caldo. Io adesso l'appoggio soltanto, eccola qua, vedete? E avvicino le due cose.
qua. Quindi abbiamo segnapost, tra virgolette, bomboniera, quindi sacchetto con confetti. In questo caso mi è stata richiesta, diciamo, in questo modo e va bene anche così perché il matrimonio sarà ovviamente più ricco, magari con un segnaposta più importante, magari con una bomboniera, ecco, assolutamente più importante, però ripeto, sempre a discrezione degli sposi. Ok ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!